L'emozione di calpestare un sito archeologico che ci fa fare un salto nel passato di 2000 anni è palpabile in tutti coloro che questo pomeriggio si sono ritrovati davanti all'entrata della cosiddetta Filandina dell'Ottocento, nel cuore di Fano, e che hanno varcato le transenne per fare un sopralluogo sul bene che il comune si accinge ad acquistare, che contiene i resti della cavea dell'antico teatro romano, realizzato in quella che doveva essere, all'epoca dei Romani, sicuramente una zona monumentale. Su espressa richiesta in commissione bilancio del consigliere della Lega Luca Serfilippi di effettuare questo sopralluogo, si sono dati appuntamento consiglieri comunali di tutti i gruppi consigliari, assessori, funzionari e giornalisti, e per la prima volta anche le telecamere di Fano TV, attraverso le quali vi mostriamo le immagini che mostrano questo prezioso bene che tra poche ore diventerà patrimonio della città e che pochi hanno visto dal vivo, ma che presto diventerà una punta di diamante della proposta culturale della città di Fano legata al suo periodo romano. Per il comune questo momento è un momento importante, si acquisisce un'area strategica per noi che verrà destinata, voglio ricordare, a polo museale archeologico dedicato alla romanità, per cui è un bel momento molto emozionante. Poi sono molto contenta che le telecamere di Fano TV siano entrate insieme a noi in questo sopralluogo. Voglio ringraziare comunque la soprintendenza, che sia perché plaude comunque a questo nostro percorso di acquisizione dell'area, ma anche perché già da diverso tempo si è adoperata per operazioni di copertura dei resti del teatro che sono stati comunque messi in sicurezza. Una superficie totale dell'area, che comprende anche l'altro complesso edificato successivamente e che si estende in altezza per tre livelli, è di 1600 metri quadrati, mentre la Filandina è di 320 metri, dove potrebbe essere ospitato eventualmente la statua dell'atleta di Fano del Lisippo, una volta che forse rientrerà in Italia e a Fano. Ma l'area, che si estende sotto la proprietà della Curia di Fano fino a Sant'Agostino e poi fin oltre a via Ceccarini, come mostra il plastico custodito nella sede dell'Archeoclub, è sicuramente ricca di tesori e di grande rilevanza storico-culturale. Una vera scommessa per il futuro della città.